Buongiorno a tutti, io sono Ignazio, il pizzaiolo del Cortile Siciliano. Oggi siamo tutti a casa e quindi proponiamo magari un qualcosa che possiamo fare tutti in semplicità, quindi facciamo un impasto di pane, dei bocconcini di pane facilmente eseguibili da chiunque. Si possono fare sia manualmente, impastando manualmente, che anche con una macchina come una planetaria. Ovviamente nella macchina verrà sempre meglio impastare, ma anche manualmente abbiamo un risultato discreto. Quattro facili ingredienti, ovviamente vi consiglio sempre di pesare tutto in modo da equilibrare sempre la ricetta, e quindi stiamo utilizzando della farina semplice di grano tenero 00, 600 di acqua, quindi 1 kg di farina 00, 600 di acqua, 25 g di sale e 15 g di lievito. In questo caso io sto usando del lievito secco, ma si può utilizzare anche il semplice lievito compresso, quello che comprate al supermercato, solo che invece di 25, di 15 grammi utilizzate 25 grammi. D'accordo? Allora si comincia col miscelare la farina con il lievito, in modo tale che arrivi da tutte le parti. E poi cominciamo ad aggiungere l'acqua, all'incirca un tre quarti dell'acqua si mettono. Cominciamo a miscelare. Ovviamente è una ricetta molto semplice, in modo che possa essere eseguita a casa con semplicità da tutti quanti, evitando magari cose troppo tecniche che poi magari sono difficili da realizzare anche con l'attrezzatura a casa, perché è importante l'attrezzatura per dei buoni risultati, quindi anche forno, impastatrice, e quindi diventano difficili da replicare a casa, mentre con una ricetta di questa riusciamo tutti quanti ad avere dei risultati discreti, e magari evitiamo di uscire uno o due giorni e magari anziché andare al panificio riusciamo a realizzarla noi, e quindi possiamo stare a casa in sicurezza maggiormente. Continuiamo ad aggiungere acqua. Successivamente, una volta che riusciamo a amalgamare più di tre quarti dell'acqua, aggiungiamo il sale, che è l'ultimo ingrediente, finché che l'impasto deve risultare liscio e compatto. Allora, una volta che siamo riusciti a compattare l'impasto, quindi farina, acqua e sale, più o meno si presenterà così. Manca ancora di diventare più liscio e più compatto, però già possiamo uscirlo tranquillamente dalla ciotolina e utilizzare il banco per finirlo di lavorare. E praticamente dobbiamo lavorarlo per farlo raffinare, quindi per farlo diventare più liscio. Dopo questa operazione lo mettiamo a riposare magari con della pellicola alimentare e aspettiamo che gonfi un po' prima di formare i bocconcini di pane da 50 da 100 grammi che intendiamo realizzare in teglia in un forno di casa elettrico. Quindi ora lo finiamo di chiudere, eccolo qua, e gli mettiamo la pellicola alimentare in modo che lui possa riposare e cominciare i processi di gonfiamento dell'impasto tramite la lievitazione. Lo completo così faccio vedere come deve venire. Successivamente vediamo anche quanto deve riposare, all'incirca una mezz'oretta prima di cominciare a fare le palline. Dopo mezz'oretta il nostro impasto è leggermente gonfiato, quindi si è avviata la lievitazione, quindi in questo momento possiamo spellicolare e tramite l'aiuto anche di una bilancia porzionare i nostri paninetti. Io farò, si può fare da 50 grammi, da 80 grammi, da 100 grammi, come noi preferiamo. Io preferisco farli da 100 grammi e riempire una teglia classica da forno. Già abbiamo messo la carta da forno e realizziamo un paio di paninetti. Vediamo di essere precisi nella grammatura, perché questo ci aiuterà a avere poi una cottura uniforme di tutto il pane. Ok,
che giustamente se facciamo una forma da 150 e una da 100 avranno delle cotture diverse e quindi potremmo avere problemi, magari avere dei panini un po' più cotti o un po' meno cotti. Quindi più precisi siamo nella grammatura del panetto, e meglio è. Mi raccomando, anche la disposizione nella teglia è importante per non far unire i paninetti. Grosso modo questi verranno della grandezza di un panino al latte. Quindi realizziamo un po' e poi se avete più teglie meglio. Cominciamo a chiudere questi panini e appoggiarle nella teglia. Più o meno la distanza alla teglia deve essere questa, perché dobbiamo considerare che devono raddoppiare prima di essere infornati. Non è necessario chiuderli bene perché comunque avranno più o meno una lievitazione di 2-3 ore prima del raddoppio, dopodiché si possono direttamente infornare. Quindi ora, una volta realizzati, li chiudiamo nella pellicola e li possiamo mettere anche dentro il forno a lievitare. Una volta che avranno raddoppiata la loro massa, 200 gradi, 220 gradi per 10-15 minuti e saranno cotti e pronti. Forno a 220 gradi, 20 minuti. Il risultato è questo, sono un po' più grandi dei panini al latte, ovviamente considerate che sono di pane, quindi non saranno morbidi come i panini al latte. Ricordiamo la ricetta: 1 kg di farina 00, 600 ml di acqua, 25 g di sale e 25 g di lievito compresso. Facciamo riposare mezz'oretta, dopodiché porzioniamo, facciamo in questo caso delle palline da 100 g. Facciamo lievitare 2-3 ore e poi inforniamo a 220 gradi per 20 minuti. Alla prossima, io resto a casa.